Lo abbiamo detto e ripetuto tante volte in questi giorni. La stagione 2018-2019 della Dinamo Banco di Sardegna è stata ed è nel segno delle sfide con la Reggier Venezia. Le partite con gli Oro Granata sono state le chiavi di volta della stagione bianco-blu e dell'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del banco. Il debutto del Poz, infatti, è coinciso con i quarti di finale della Final Eight 2019. Al Mandela Forum di Firenze, dopo essere stati sotto di 21 lunghezze, i giganti avevano messo a segno una pazzesca rimonta, piazzando un parziale di 21-3, che aveva riportato Pierre e compagni a contatto. Nel finale concitato, la magia di Jack Cooley, con pochi secondi sul cronometro, aveva consegnato alla Dinamo il biglietto per la semifinale, aprendo l'era Pozzecco nel migliore dei modi. In stagione regolare, i lagunari si sono imposti in entrambe le sfide. All'andata, al Palace Radimigni, gli Oro Granata conquistarono la vittoria nel finale, dopo un avvio sprint della Dinamo avanti di 7 all'intervallo lungo. La Reyer aveva dunque trovato in Austin Day l'uomo chiave per riportarsi a contatto e firmare il sorpasso. Dopo aver toccato il meno 8, i giganti bianco-blu erano tornati a meno 1 con Scott Benford, ma il finale aveva premiato Venezia, che si era imposta 83-86. Nella sfida di ritorno al Tagliercio, De Vecchi e compagni avevano incespicato in avvio, subendo un parziale di 12-0 dei padroni di casa. I bianco-blu avevano messo a segno una prima rimonta, ma nel secondo quarto, dopo essersi riportati a un solo possesso di distanza, la Reyer aveva dettato il ritmo, scappando via fino al 54-38 della seconda sirena. Nel secondo tempo, De Vecchi e compagni si erano accesi grazie a due bombe di Marco Spissu. A cavallo, tra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo, i sassaresi avevano accorciato lo svantaggio sotto la doppia cifra, trascinati dalla carica dell'ex Tyrus McGee, dall'offensiva italiana composta da Marco Spissu e Achille Polonara e dalla coppia Jamie Smith-Rashon Thomas. I giganti non avevano però trovato la spallata per invertire l'inerzia del match, cedendo all'ultimo break della Reyer 98-90. Quella del Tagliercio è stata l'ultima sconfitta degli uomini di Pozzecco, lo scorso 10 marzo. Precedentemente, le due squadre si erano incontrate fuori dalla regular season in semifinale di Supercoppa nel 2017. Quella sfida era stata vinta dagli uomini di coach De Raffaele nell'anno del tricolore cucito sul petto. A legare Sassari e Venezia una connection dai tanti volti, a partire dal presidente della Reyer, quel Federico Casarin, che dal 1991 al 1996 ha indossato i colori bianco-verdi, diventando una bandiera del Banco di Sardegna. Considerato ancora oggi un sassarese acquisito, è accolto sempre con grande affetto dal Palace Radimigni. Nei panni di assistant Oro Granata c'è Giacomo Baglioni, a Sassari dal 2016 al 2018. Infine, in cabina di regia, Marquez Haynes, play della Dinamo nel 2015. In casa Dinamo, invece, sono due gli ex. Si tratta di Tyrus McGee, che nel 2017 si è laureato campione d'Italia in maglia Reyer, e Daniele Magro, in Laguna dal 2011 al 2014. Se sotto il profilo tecnico Sassari e Venezia sono due squadre che differiscono molto per sistema e filosofia e potremmo dire si trovano agli antipodi, dal punto di vista di passione ed entusiasmo contagioso queste due piazze si somigliano molto, caratterizzate entrambe da un tifo caldo e pulito. La Dinamo Banco di Sardegna ha compiuto l'impresa vincendo il tricolore e il triplete nel 2015, scrivendo una nuova pagina di storia del basket nostrano. Venezia l'ha fatto nel 2017. Tra questi due titoli, una sola squadra ha conquistato il tricolore, la corazzata dell'Olimpia Milano. Adesso entrambe queste piazze potrebbero bissare al termine di un'inedita serie di finale. Comunque vada, sarà sicuramente un'appassionante battaglia, che possa essere uno spettacolo e uno spot per il basket, che appassioni tutta Italia e regali le emozioni che solo questo sport sa esprimere, ma soprattutto che vinca il migliore. Bye.
Sardegna. I saldi continuano. Approfitta dell'offerta dal 10 al 26 giugno. Banco di Sardegna, Gruppo Piper.